Una delle cose che amo di più della fotografia è la sua capacità di farmi riflettere, di mettermi sempre in dubbio rispetto al mondo, le persone e a volte anche me stesso. E dopo il video di settimana scorsa in cui cercavo di capire, investigare cosa fosse l'intelligenza artificiale, c'è una domanda che mi ronza in testa e a cui ancora non ho trovato una risposta. E questa domanda voglio investigarla con voi oggi. Ed è: cos'è davvero la fotografia? Bene, allora, tutto inizia dopo il video di settimana scorsa quando ho invitato con Vivium Giovanna Griffo. Dopo che è uscito il video, apriti cielo, sono arrivate una valanga di commenti, alcuni non proprio carinissimi tra l'altro, ma tutto perché in qualche modo la gente si è sentita ferita nel chiamare le immagini realizzate con un'intelligenza artificiale fotografia. E io questo lo capisco benissimo, lo capisco perfettamente, e anzi vi dirò che in parte sono anche d'accordo. Il punto però è che la questione fondamentale è capire cos'è davvero una fotografia, perché io trovo che sia una grande forma di umiltà e coerenza se dico che io in realtà non so quando una fotografia smette di essere tale e comincia a essere immagine. E vi spiego meglio cosa intendo. Partiamo da un presupposto. Intanto, con il concetto di intelligenza artificiale, noi in quel caso parlavamo della capacità di una macchina, in questo caso il computer, di realizzare delle immagini partendo da un testo. Ok, quindi tu scrivi un testo e viene realizzata un'immagine. Io in effetti credo che se una persona si mette davanti a un PC e scrive una stringa di codice e da quella stringa di codice venga fuori un'immagine, quella non sia a tutti gli effetti una fotografia, perché anch'io stesso leggo molto la fotografia al gesto fotografico, quindi all'inquadrare, usare una macchina fotografica per fare una fotografia. È anche vero però che io mi chiedo, è sempre così? Se io faccio una fotografia, mettiamo a una modella, e questa modella ha un brufolo, e io in post produzione le tolgo il brufolo, la fotografia che sto ottenendo adesso è una fotografia o è un'immagine? Ecco, già qua inizio a pormi qualche domanda. Oppure, se post-produco la foto affinché quella modella sia fisionomicamente diversa, quindi magari più magra o con i capelli più folti, con le orecchie più piccole, il naso più alla francese, che ne so. Ecco, quell'immagine è ancora una fotografia oppure non lo è più? Vi dico questo perché uno degli argomenti che è uscito sotto i commenti è stato: ma è come sostituire un cielo con l'intelligenza artificiale e dire che quella è una fotografia. Io sono d'accordo, anche a me non piace l'idea di post-produrre un cielo. Preferisco fare una foto col cielo che c'è, oppure andare a ricercare un cielo meraviglioso, piuttosto che metterlo in post produzione con due click e bella fatta. Però ancora io sono onesto nel dire che non so esattamente quale sia il limite per cui, ok, post produrre il cielo non è giusto, però post produrre gli occhi sì. Qui iniziano un po' i paradossi, secondo me. Il punto è che, se poi inizio a pensarci, credo che in realtà il gesto fotografico in sé sia un artificio. Perché se torniamo all'esempio della modella, se io nel momento in cui la fotografo la giro di modo da avere in prospettiva la guancia sinistra e quindi non far vedere il brufolo che c'è sulla guancia destra, anche in quel caso io sto manipolando la realtà, perché inquadrare una porzione del mondo è di fatto una manipolazione, perché stai dicendo al mondo: guarda, di tutto il mondo, di tutte le cose che ci sono, io decido che questa ne è la rappresentazione. E io credo che questo sia un concetto da comprendere molto a fondo, perché quando qualcuno mi dice: ma fotografia è fotografare il reale. Sì, ma cosa vuol dire il reale? Perché ciò che è reale per te non lo è per me. Non esiste un'oggettività nella visione che abbiamo delle cose, perché quello che io vedo guardando una stanza è diverso da quello che vedi tu. Io sarò attratto da alcune cose e tu sarai attratto da altre. E tra l'altro, la magia della fotografia è proprio tutta qui dentro. Ti faccio un paio di esempi. Il primo ha a che fare con il discorso della realtà. C'è un bellissimo aneddoto di Picasso. Una persona andò da lui con una fotografia alta più o meno 15 cm dicendo a Picasso: ehi bello, guarda che la tua pittura non esprime il reale, questa è fotografia reale. E lui, guardando la fotografia, gli disse: quindi tu mi stai dicendo che tua moglie è alta 12 cm bidimensionale in bianco e nero. E se ci pensi, non c'è riflessione più importante e interessante riguardo alla fotografia. Ha esattamente centrato il punto. Quella fotografia non è reale, al massimo potrebbe essere realistica, ma sono due cose ben diverse. E ti faccio un altro esempio che mi è rimasto impresso davvero tantissimo. Una volta ero ad un workshop e c'era Tony Torenberg, e un ragazzo andò da lui facendogli vedere delle fotografie. A un certo punto Tony aveva davanti questa foto di una scena molto ampia e la stava osservando. Poi prese dei fogli e iniziò a fare una sorta di crop
top con i fogli, finché a un certo punto, poggiando i fogli uno sopra l'altro, ritagliò la parte centrale di quella fotografia. Guardando la fotografia ottenuta, diciamo, da un crop in analogico, tra virgolette, mi resi conto che quella croppata era totalmente un'altra fotografia. E allora io mi chiedo: ma chi è il fotografo di quella fotografia? Il ragazzo che ha portato la foto a Tony o Tony stesso? Beh, io presumo sia Tony il proprietario della seconda foto, anche se la foto originariamente non era sua, perché lui al suo interno ha visto qualcos'altro. E il punto, secondo me, è proprio questo. A volte noi ci interroghiamo su cosa sia la fotografia e cosa sia un'immagine, e io sinceramente su questo non saprei dare una definizione perfetta. Emotivamente sento che una post-produzione troppo violenta, troppo spinta e troppo forte stride con quello che è il mio essere, però io non saprei dire cos'è una fotografia e cosa è un'immagine, perché il confine non è netto. Però secondo me il focus andrebbe un attimo spostato, non tanto da cos'è fotografia e cos'è un'immagine, ma più sul chi è un fotografo e chi è invece un autore. Perché l'intelligenza artificiale renderà sempre più facile fare fotografie belle, esposte bene, con un'ottima nitidezza, perfette da qualsiasi punto di vista tecnico. Ma quello che la tecnologia non potrà mai sostituire è l'autorialità. Perché se tu sei autore, se tu hai una tua opinione forte del mondo, quell'opinione trascende qualsiasi strumento tu andrai a utilizzare. Perché un fotografo autore deciderà di utilizzare un'analogica se necessario, o magari una macchina super veloce, oppure l'intelligenza artificiale per veicolare un messaggio. Ma il punto qui è che spesso io vedo foto bellissime, ma senza un messaggio. Ed è questa la cosa sulla quale noi, come fotografi e autori, dovremmo focalizzarci. Sull'avere un'opinione del mondo. Un ragazzo mi ha scritto: ma noi non stiamo parlando di filosofia, stiamo parlando di fotografia. Io credo che invece, quando si parla di fotografia a un certo livello, si parli proprio di filosofia, di avere un'idea delle cose, di quello che ci circonda, avere ben chiaro il motivo per cui stiamo fotografando qualcosa e cosa vogliamo dire mentre lo fotografiamo. E questo è il significato ultimo della fotografia, forse il più grande e anche il più interessante. Perché quando tu hai qualcosa da dire, lo strumento è solo secondario. Ci sono lavori meravigliosi di autori che hanno utilizzato degli espedienti per esprimere una loro emotività, un loro sentire, un loro modo di vedere le cose. Ma questi espedienti, se sono funzionali un messaggio, non li rende più o meno fotografi, li rende autori. E visto che la tecnologia si muoverà a una velocità estrema, sempre più veloce, e renderà il punto di accesso a una produzione di alta qualità sempre più accessibile, la differenza reale, fondamentale, quello di cui c'è davvero bisogno, è l'autorialità. Ed è su questo che tutti noi dovremmo concentrarci: sull'avere un'idea del mondo, sull'avere un'idea delle cose, sull'avere un'idea delle persone. E poi l'ingrediente ultimo, più importante, è imparare un linguaggio che ci permetta di esprimere quello che vogliamo dire attraverso una fotografia. Bene, insomma, queste erano un po' le riflessioni che sono scaturite dopo l'intervista e dopo i commenti, ed è interessante perché senza quei tipi di commenti non avrei avuto questo tipo di riflessione. E poi soprattutto credo anche che porsi delle domande sia sempre il modo migliore per poter approfondire un argomento e per farsi un'opinione delle cose. Quindi aspetto i vostri commenti qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi abbraccio e vi aspetto qui settimana prossima con un nuovo video. Ciao!